Innanzitutto devo dire che per me è stato diciamo, un grande onore conoscerla di persona, perché vederla negli schermi è una cosa, vederla di persona è un'altra. La sua gentilezza e la sua squisitezza mi hanno molto colpito. Come Ordine dei Biologi quest'anno abbiamo pensato di fare questa edizione diciamo, verso i giornalisti che trattano la comunicazione scientifica, che indirettamente ci portano avanti il nostro discorso, anche se a volte noi siamo abituati un po' più a un rigore, mentre certe volte si leggono delle cose che scantonano. Capisco, come diceva ieri Luciano Onder, lo scoop, perché spesso diciamo, il nostro lavoro può essere diciamo, non recepito da chi legge, quindi deve essere presentato diciamo, in un certo modo. Però ciò non toglie che a noi comunque fa piacere, perché diciamo, voi avete la ribalta, noi indietro a lavorare, ma soprattutto ogni tanto vorremmo che fissaste la vostra attenzione su quel gruppo di giovani colleghi che lavorano per pochi soldi all'interno delle università solo per mera passione. Passione, passione per questa, lei vede che è una materia, quella di oggi, che ci appassiona e appassiona tutti quanti. E chi entra in un laboratorio di ricerca difficilmente ne esce. Purtroppo adesso con la nuova normativa, dopo 2 anni finisce la borsa di studio o il contratto di formazione, come si suol dire, e quindi diciamo questi giovani colleghi si ritrovano praticamente 2 anni che poi peraltro la normativa non riconosce loro nessun giovamento per quanto riguarda la possibilità di fare i concorsi di ingresso nella specializzazione, niente. Infatti io credo che una degli aspetti che noi, non so se questa era la sede più opportuna, ma insomma non è stato toccato, è una delle cose di cui ieri sera a tavola con il Presidente ne abbiamo parlato, lasciatemelo dire, proprio in un momento del genere anche la precarietà a volte del lavoro, perché ci sono persone, vostri colleghi, giovani colleghi laureati che attraverso un percorso difficile, ovviamente la formazione come sempre è un percorso difficile, attraverso sacrifici economici fatti dalle famiglie, alle volte non vedono la ragione della loro grande preparazione. E allora lo accennavo prima, sono costretti, per carità è un'esperienza importante quella di andare all'estero, però lasciatemelo dire, ognuno di noi quando va a fare una formazione anche fuori ha poi voglia e piacere di tornare, sarà che io sono profondamente, sinceramente radicato al mio paese. Però è un momento difficile, Presidente, sul quale io credo che l'Ordine possa dire sicuramente qualche cosa e perché no, da questa assise anche lanciare un messaggio forte, chiaro alla classe politica di oggi, perché io credo che il biologo ha ancora molto da dire, lo abbiamo sentito, quindi non vorrei caricarla di troppe responsabilità, però vorrei davvero lanciare un appello, io che sono piccolo uomo di comunicazione, facciamo sì che questa professione abbia quella dignità enorme, e non lo dico per captatio benevolentiae, perché sarebbe assurdo, che deve avere, perché abbiamo visto come il grande raggio d'azione che oggi il biologo può a diverso titolo occupare, ecco, io credo che questa dignità debba sempre essere messa in evidenza. È quello che perseguiamo ed è una responsabilità che ben volentieri mi prendo e che abbiamo iniziato a perseguire istituendo borse di studio e la possibilità di pubblicare lavori a titolo diciamo gratuito i lavori, e definire 10 borse di studio per 1 o 2 anni è un investimento, perché anche l'Ordine diciamo deve tener conto della Corte dei Conti, tutti i controlli che abbiamo, quindi i nostri passi sono sempre regolati diciamo dal bilancio. Siccome in questo periodo siamo riusciti ad avere
un buon recupero di somme per contratti che non erano stati portati a compimento, quindi abbiamo la possibilità di erogare ben volentieri queste somme, quindi abbiamo previsto per i due anni una somma complessiva di 250.000 euro per questi colleghi. Adesso porteremo a compimento con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, eccetera, eccetera. Certo. Premio per la divulgazione scientifica, biologia e vita. Sezione radio televisione del settore privato, prima edizione, al giornalista Marco Palma. L'Ordine Nazionale dei Biologi conferisce il premio per la divulgazione scientifica, biologia e vita. Sezione radio televisione del settore privato, al giornalista Marco Palma. Motivazione. Giornalista in servizio al TG5, principale testata giornalistica tra quelle delle emittenti private. Marco Palma rappresenta un esempio virtuoso di approccio alla notizia scientifica, scevra dai sensazionalismi che spesso affollano l'ambito radio-televisivo. Il congruo patrimonio di ascolti della sua testata merita senza dubbio la professionalità di questo giornalista che interpreta il suo mestiere di divulgatore scientifico con rigore e disciplina, ben cosciente che un solo aggettivo eccedente potrebbe inficiare la corretta comprensione di una notizia. L'Ordine Nazionale dei Biologi è lieto di assegnargli questo riconoscimento perché Marco Palma sa farsi apprezzare come divulgatore prezioso e di solita caratura deontologica. Ermanno Calcatelli, presidente dell'Ordine. Semplicemente grazie, non vi voglio annoiare più di troppo, vi porto i saluti ovviamente del direttore Clemente Mimun, il quale dà a me la possibilità di poter fare questo tipo di lavoro. Grazie ancora, grazie a tutti.